Figlia di Spagna, regina d'Inghilterra, donna svalutata. In breve, Caterina d'Aragona. Caterina nasce il 16 dicembre 1485. I suoi genitori sono Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, i potenti re spagnoli che con la loro devozione al cattolicesimo fanno tremare la Spagna intera. Caterina è l'ultima nata della coppia. Ha quattro fratelli maggiori, Isabella, Giovanni, Giovanna e Maria. Caterina cresce nell'apice dello splendore della corte castigliana. I suoi genitori, ai quali sarà legata per tutta la vita, e in particolar modo la madre, hanno fatto della Spagna la terra più ricca su cui mettere piede. Caterina riceve una solida istruzione da Alessandro Geraldini. Dal noto umanista italiano, Caterina apprende materie come religione, letteratura classica, storia latina, diritto canonico e civile, araldica e genealogia. Ha conoscenze inoltre di lingue come latino e greco antico, con cui si diletta. Figlia dei re cattolici, Caterina sviluppa, probabilmente anche grazie ai genitori, la profonda fede che la sosterrà negli anni più bui della sua vita. A 15 anni, Caterina viene fidanzata al principe di Galles, Arturo Tudor. La principessa è dunque costretta a separarsi dai genitori e a raggiungere l'Inghilterra, dove avviene il suo matrimonio. Caterina è ora la futura regina d'Inghilterra. La famiglia reale la tratta con cortesia. Certo, ella porta con sé una dote immane. L'infanta è considerata molto bella, minuta dall'apprezzatissima pinguedine, con gli occhi blu e i capelli biondo fragola, eredità di sua madre. Arturo, più giovane di un anno di Caterina, si mostra gentile con la fidanzata. In una lettera ai futuri suoceri, Arturo scrive che è sua intenzione essere un marito amorevole e che trova molto bella la sua promessa sposa. Al momento del loro primo incontro, i due giovani non sono in grado di comunicare tra loro neppure il latino, lingua che entrambi hanno studiato sin dall'infanzia, poiché le rispettive pronunce sono abbastanza differenti. Nonostante le difficoltà di comunicazione, i due giovani coniugi sembrano andare d'accordo. Si trasferiscono a Ludlow, in Galles, dove i principi possono esercitarsi nell'arte dell'amministrazione. Tuttavia, neppure 5 mesi dopo il matrimonio, Arturo muore a causa di quello che ai tempi veniva chiamato sudore inglese. Anche Caterina si ammala, ma di costituzione evidentemente più forte del defunto marito, si riprende. In Inghilterra il dolore per la morte del giovane erede al trono è condiviso non solo dai sovrani genitori Enrico VII ed Elisabetta di York, ma anche dal popolo. Il re e la regina, oltre al loro dolore di padre e madre, devono fare i conti inoltre con la mancanza di una successione sicura. Enrico ed Elisabetta, infatti, hanno solo un altro figlio maschio, il piccolo Enrico, di 11 anni. Ma può accadere qualunque cosa, e dunque la regina si impegna a partorire un altro figlio per il marito. Nonostante i suoi 37 anni, Elisabetta rimane incinta e partorisce una bambina a cui viene messo nome Caterina. Ma la creatura muore poco dopo, così come sua madre. Deceduto Arturo, deceduta la regina consorte, Enrico VII è disperato. Ma torniamo a Caterina e a dove l'abbiamo lasciata. La principessa, ora vedova, potrebbe tornare in Spagna da sua madre, la quale la riaccoglierebbe a braccia aperte, ma l'ex suocero ha un'idea diversa. Enrico VII potrebbe sposare Caterina per mantenere l'immensa dote della fanciulla. Egli infatti non è affatto intenzionato a lasciarla partire perché perderebbe tutti i beni da Caterina portati. Ma dopo l'amata moglie, egli non ha intenzione di avere nessun'altra donna nella sua vita. Viene stabilito allora il fidanzamento fra la principessa spagnola e l'undicenne Enrico, ora erede al trono. Sorge però un problema. La Bibbia vieta il matrimonio di un uomo con la vedova del fratello. Caterina giura di non aver mai consumato il matrimonio con Arturo, affermando che non ce ne fosse stato il tempo, e il suo fidanzamento viene confermato. Nel 1504 la regina Isabella muore. Caterina, che non solo ha perso una madre che ha tanto amato e ammirato, è ora considerata di poco valore sul mercato matrimoniale.
e non solo. Sul trono siede sua sorella maggiore, Giovanna, forse la sorella alla quale Caterina era più legata, ma la dote matrimoniale non arriva in Inghilterra. Enrico VII allora rinvia il matrimonio tra suo figlio e Caterina, tanto che si dubita della futura celebrazione delle nozze. Caterina vive praticamente da prigioniera nella sua residenza a Darman House, a Londra. Ha poco denaro e lotta per mantenere non solo se stessa, ma anche le sue dame di compagnia. Si lamenta del trattamento ricevuto nelle lettere al padre Ferdinando. In una di queste, ella scrive: «Scelgo cosa credere e non dico nulla, poiché non sono così ingenua come potrei sembrare». Tollerante e dalla incrollabile fede, Caterina non si dà per vinta. In quel periodo di ostica ristrettezza economica, soltanto due novità sono come una ventata d'aria fresca. La prima è la visita di sua sorella Giovanna in Inghilterra. Riabbracciare la sorella molto amata dopo tanti anni lontana deve essere stato per Caterina non solo un balsamo, ma anche come rimettere i piedi in Castiglia. La seconda è la sua nomina nel 1507 ad ambasciatrice spagnola in Inghilterra. È la prima donna ad avere quel titolo in Europa e Caterina adempie al suo ruolo in maniera impeccabile. Nel 1509 Enrico VII muore di tubercolosi e sarà al trono suo figlio Enrico con il nome di Enrico VIII. Il nuovo e giovane re, innamoratosi della bella promessa sposa, rinnova il giuramento nuziale e i due si sposano e vengono incoronati il 24 giugno dello stesso anno. Caterina è ora la regina d'Inghilterra. I due sposi sono molto affidati. Belli sia Enrico che Caterina, il fascino reciproco li cattura. Lui, biondo, alto più di 1,80 m, atletico, gioviale, colto e dall'animo poetico. Lei, dai lineamenti chiari, minuta, prosperosa, affettuosa, istruita e nata per il trono. I due sono sinceramente innamorati l'uno dell'altra. Gli anni a corte, fianco a fianco, hanno dato loro modo di conoscersi e capirsi nel miglior modo possibile. Il matrimonio si dimostra fertile. Caterina rimane incinta numerose volte, ma inizialmente le sue gravidanze si concludono tutte con aborti o figli nati morti. Il dolore per i mancati figli, tuttavia, non distrugge le speranze della coppia. I sovrani sono giovani, amati incredibilmente dal popolo e uniti dall'amore mutuo. Enrico non solo ama sua moglie, ma ripone enorme fiducia in lei. In sua assenza, Caterina è sempre la reggente, come succede nel 1513, quando gli scozzesi, approfittando del fatto che Enrico si trovi a combattere contro la Francia, tentano di invadere l'Inghilterra. Una Caterina incinta indossa l'armatura e scende in campo ad incitare le truppe. L'Inghilterra sconfigge la Scozia, uccidendo il re Giacomo IV, e Caterina invia un pezzo del suo mantello intriso di sangue scozzese ad Enrico, per usarlo come bandiera nella sua campagna in Francia. Purtroppo, anche quella volta, la regina perde il figlio che aspetta. Le speranze di Enrico cominciano così a diminuire, consapevole che se non dovesse avere un erede maschio dalla moglie, la dinastia Tudor finirebbe con lui. Nel 1518 la regina partorisce una bambina, Maria. L'animo del re sembra risollevarsi. «Se possiamo avere una figlia sana, possiamo avere anche un figlio sano, e voi di io siamo ancora giovani», dice Enrico a sua moglie. Ma niente è più lontano dalla realtà. Dei figli maschi non ne arrivano, o meglio, ne arrivano due, che però non raggiungono neanche un mese di vita. Dopo la sesta ed ultima gravidanza, terminata con la nascita di una bambina morta subito dopo, Caterina non rimane più incinta ed Enrico inizia a stancarsi della pia moglie. Il re ha molti amanti e non si cura dei sentimenti della sua consorte. Con una delle sue concubine, Elizabeth Blunt, ha un figlio. Il re dà al bambino il nome di Enrico Fitzroy, in normanno figlio del re. Possiamo immaginare il modo in cui Caterina si senta. Privata di troppi bambini e ormai dell'amore del marito, riversa tutte le sue attenzioni sulla figlia Maria, che ama immensamente, e si dedica alla preghiera, alla carità, e, fin dove il suo status le consente, alla politica. Nel 1526, Enrico VIII inizia a corteggiare Lady Anna Bolena, sorella di una sua precedente amante, Maria Bolena.
Anna, affascinante, seducente, giovane dalla mente brillante, ruba il cuore del re ed Enrico ne diventa ossessionato. Ma la giovane astuta Bolena non ha intenzione di esserne l'amante. Con la promessa di dargli un figlio maschio, Anna pretende che Enrico la sposi ed egli, desideroso di averla, dà il via al processo di divorzio da Caterina, che durerà 7 anni. Caterina non è disposta a farsi da parte e a ritirarsi in un convento come le viene chiesto. Non importa il sesso, sua figlia è l'erede al trono e la regina non intende disonorarla. Sii forte, figlia mia. Ricorda chi sei. La discendente di Isabella e Ferdinando di Castiglia. L'unica figlia del re d'Inghilterra. Sii forte e onesta. E un giorno diverrai regina. Sì, madre. Si susseguono i celebri 7 anni in cui l'affetto che Enrico nutre per Caterina si trasforma in odio puro. Caterina gioca le sue mosse. È la zia di Carlo V del Sacro Romano Impero. Carlo è in quel momento in conflitto con Clemente VII, il papa a cui Enrico ha chiesto l'annullamento del matrimonio. Ma Clemente è assediato a Roma dai Lanzichenecchi di cui Carlo è il capo e in quelle circostanze non può permettersi di offendere l'imperatore mancando di rispetto a sua zia. Enrico si appella al diritto canonico e afferma di voler ripulire la sua coscienza. Aveva commesso peccato, così dice la Bibbia, sposando la moglie di suo fratello. E Caterina aveva consumato il matrimonio, così affermano i collaboratori. E dunque è maledetto da Dio, e per questo non ha eredi maschi. Il Papa è però irremovibile, così come Caterina. Enrico ne ha abbastanza, e approfittando dei moti luterani che si stanno diffondendo anche in Inghilterra, fonda la Chiesa Anglicana, mettendosene a capo. Fa dunque annullare il suo matrimonio con Caterina, rende illegittima la figlia Maria e sposa Anna Bolena. Caterina viene allontanata dalla corte e separata dalla figlia, che non rivedrà mai più. A Caterina viene inoltre tolto il titolo di regina e torna ad essere la principessa vedova del Galles, il titolo ricevuto alla morte di Arturo. Persino i suoi gioielli le vengono portati via. «Vivrò come una vagabonda, ma sarò sempre la regina Caterina», dice. Enrico le proibisce di scrivere a Maria, ma sembra che i simpatizzanti riescano a far passare delle lettere da madre a figlia e viceversa. Sola, privata della sua identità e del suo bene più prezioso, sua figlia, Caterina non ha altro che il suo Dio, al quale si affida completamente. Enrico non ha figli maschi nemmeno da Anna Bolena, che riesce a partorire solo una femmina, Elisabetta. Beh, gli sta, no? Il Papa proclama valido il matrimonio di Enrico e Caterina, ma è ormai troppo tardi. Nel 1535 Caterina inizia a sentirsi male. Prima di lasciare questo mondo, scrive una lettera al marito, in cui affida Maria e lo perdona per il male che l'aveva causato. Da parte mia, vi perdono di tutto e prego Dio affinché possa perdonarvi anche lui. Caterina d'Aragona muore il 7 gennaio 1536. Enrico non rispetta la sua volontà di essere seppellita con i francescani, poiché la congregazione era stata già sciolta. Ma un suo desiderio, una sua speranza, sarà esaudita da Dio stesso. Sua figlia Maria diverrà regina d'Inghilterra per diritto ereditario. Una regina amata dal popolo per la sua lealtà, pietà, coraggio e compassione, si legge su una placca in legno sul sepolcro di Caterina d'Aragona. L'infanta indomita, la regina d'Inghilterra, la donna il cui nome era proibito nella corte di Enrico VIII, fu la regina consorte probabilmente più amata dagli inglesi e, per amore di sua figlia, del suo popolo e della sua religione, rimase sempre fedele a se stessa, con la spada costantemente impugnata.